Bene, ciao a tutti, bentornati in questo secondo appuntamento per il corso Come fare holding sul mercato finanziario che stiamo tenendo dalla scorsa settimana. Ci sono questi episodi, ho voluto fare questo grande regalo per gli iscritti al mio canale. 3.000 iscritti la scorsa settimana, adesso siamo già oltre i 3.200, sono contentissimo. Nella scorsa settimana abbiamo visto i vantaggi e gli svantaggi della strategia buy and hold, la strategia del cassettista. Chi non avesse visto il primo episodio può cliccare sopra la mia testa per non perdere il primo video, altrimenti questo vi risulta già un po' incomprensibile. Ma ci eravamo lasciati con un interrogativo: una volta capito i vantaggi e gli svantaggi di questo tipo di strategia, dovevamo capire come creare il nostro portafoglio. E il primo problema da risolvere è chiaramente quello relativo agli strumenti. Quali strumenti scegliere per fare la strategia buy and hold? Intanto, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, per non perdere i nuovi video che pubblicherò anche di questa serie. Lasciatemi un mi piace anche per sostenermi e sostenere questo lavoro che sto facendo per il canale, che spero chiaramente sia di grandissima utilità. Alcune premesse però prima di iniziare questo video. Intanto, la premessa più importante di tutti: quello che faremo in questo video è scegliere gli strumenti finanziari non in base all'analisi fondamentale, ma in base all'analisi tecnica. Come scegliere i nostri titoli, come scegliere il nostro portafoglio su cui applicare le tecniche poi di acquisto, entrare in posizione per una strategia hold. Tre punti da seguire. Il primo punto riguarda il time frame. Per chi applica una strategia buy and hold, esistono solo due time frame: il daily e il weekly. No, potete utilizzare assolutamente altri time frame. Non è che non potete, potete ragazzi, però non dovete farlo perché sono pieni di rumore, sono fuori dai vostri obiettivi, non rispecchiano quello che è l'obiettivo di trading che vi siete prefissati, cioè quello di fare un investimento che vi porti magari nei prossimi anni ad avere un profitto. Perciò sono completamente inutili i time frame come l'orario, il 4 ore. Sono fuorvianti, spesso vi danno segnali assolutamente contrastanti e potete incorrere in una serie di errori utilizzando quei time frame. Perciò, primo punto da risolvere: soltanto time frame daily e weekly, settimanale. Secondo punto, abbiamo bisogno di un indicatore. Dobbiamo trovare un indicatore, ragazzi. Dobbiamo trovare un indicatore che cosa fa? Che faccia da screener, cioè ci dia un valore per cui noi decidiamo se utilizzare quello strumento per fare hold o non utilizzare quello strumento per fare hold. Scegliere un indicatore che ci possa consentire di filtrare tutti gli strumenti finanziari e scegliere solo quelli più adatti al nostro obiettivo, che rimane sempre fare profitto nel medio-lungo periodo. Terzo punto fondamentale: la diversificazione. La diversificazione degli strumenti finanziari. Se voi utilizzate tutti gli strumenti finanziari che sono correlati tra di loro, che sono molto vicini tra di loro, che sono molto simili da una serie di caratteristiche, in sostanza state commettendo un errore, l'errore classico della mancanza di diversificazione tra gli strumenti. Questo errore può portare a una conseguenza spiacevole, che magari un'analisi che non va a buon fine su uno strumento finanziario si ripercuote su tutti gli altri perché sono facente parte della stessa categoria. A quel punto voi non avete il cosiddetto cuscino di salvataggio. La diversificazione è un argomento estremamente complesso. Vi farò un piccolo approfondimento alla fine di questo video. Adesso però, una volta definiti i tre punti che dobbiamo guardare, cioè il primo time frame, solo weekly e daily, il secondo l'utilizzo di un indicatore, il terzo diversificare la natura degli strumenti finanziari, andiamo sul grafico e facciamo uno screener, cioè andiamo a vedere come individuare gli strumenti finanziari applicando questi tre punti che vi ho detto di seguire. Spostiamoci sul grafico. Allora, volevo farvi vedere intanto una watch list che ho creato su TradingView. Questa watch list riguarda una serie di strumenti completamente diversificati tra di loro che andremo ad analizzare in questo corso. Adesso spostiamoci su Bitcoin, che amiamo tantissimo tutti qui sul canale, e cerchiamo di capire
tra questi strumenti che ho scelto, come andare a capire se un mercato può essere utilizzato per fare holding o meno. Intanto abbiamo bisogno di alcuni indicatori. Io, ragazzi, ho utilizzato quelli più semplici di tutti perché questo è un corso chiaramente indirizzato anche a chi è meno esperto. Poi ci sono una serie di indicatori che possiamo utilizzare. Qui interviene anche un problema relativo alla formazione. Chi di voi magari ha una formazione adeguata nel trading può utilizzare diverse tipologie di indicatori che sono adatti a questo scopo, però io ho ritenuto opportuno di utilizzare quelli che sono più familiari a tutti, quelli che sono più semplici da capire e anche, perché no, utilizzati dagli istituzionali. Mi riferisco alle medie mobili. In questo caso sul grafico daily ho inserito le medie mobili a 200 periodi e una media mobile a 50 periodi, col famoso Golden Cross e il contrario. Come fare a capire se uno strumento possiamo utilizzarlo per metterlo in un portafoglio di lungo periodo, solo a rialzo, quindi long, oppure no? Andiamo a vedere intanto la posizione dello strumento nei confronti della media mobile a 200 periodi, quindi la prima vela tolgo. La media mobile a 200 periodi è il primo indicatore che dovete guardare. Prendetevi un grafico daily, che è questo, qualsiasi esso sia di uno strumento, andate a vedere nel momento in cui state facendo l'analisi, quindi qui, vedete, in questo momento relativamente a Bitcoin, dove siamo? Siamo sopra o sotto la media mobile a 200 periodi. Se siete sotto la media mobile a 200 periodi, quello strumento finanziario non può essere utilizzato per fare holding, una regola ben chiara, assolutamente importante. Ci sono tanti se e tanti ma, come sempre, però è meglio ragionare con chiarezza sulle cose perché non sbagliate mai, non vi trovate in difficoltà ed evitate anche spiacevoli errori che in molti magari hanno fatto mantenendo un mercato mentre crollava. Guardate un po' al contrario se dovessimo fare un ragionamento negli anni passati relativamente a Bitcoin. La sua media a 200 periodi era sempre sotto, per esempio all'inizio anno del 2017 Bitcoin valeva 700 dollari, circa 1000 dollari, vedete qui. Poteva essere utilizzato per fare holding? Assolutamente sì, perché era sopra la media mobile a 200 periodi. Guardate un po' fino a quando abbiamo potuto utilizzare Bitcoin. Fino a quando, qui in questo periodo di marzo del 2018, la media mobile a 200 periodi è stata completamente rotta. Guardate bene che qui, poi ne parleremo nel corso di questi video, di questi episodi, di questa serie. Questo è un fake, in realtà. Poi la media mobile non dovete utilizzarla guardando il momento proprio in cui la rompe, ragazzi, ok? Ma appunto dovete vedere il titolo al di sopra o al di sotto. Quindi in questo caso vedete Bitcoin da qui più o meno, da circa da aprile, può essere definito sotto la media mobile a 200 periodi. Non dovete più utilizzare questa criptovaluta, questa coin, questo strumento finanziario per fare holding. Dovete tenerlo flat, semplicemente bloccare l'operatività. Un'altra indicazione importante da valutare è il cross della media a 50 periodi sulla 200, che è avvenuto in questo caso a marzo, sempre su Bitcoin. Quindi questa è un'indicazione importantissima da tenere a mente. Intanto quella che vi ho detto prima relativa al fatto che lo strumento si trovi sopra la media mobile a 200 periodi, e poi bisogna anche guardare il cross. Se c'è un cross negativo, come in questo caso, utilizzare questo strumento per andare a fare holding è sbagliato, perché state comprando contro trend uno strumento, state sperando che uno strumento possa intraprendere un trend rialzista, ma in quel caso le indicazioni che noi otteniamo dalle medie mobili è contraria, quindi ci sta dicendo questo è uno strumento in trend ribassista, quindi non utilizzarlo per fare holding. Andiamo a vedere invece altri titoli, per esempio, ragazzi. Andiamo a vedere cosa succede se guardiamo il mercato classico come Apple. Apple è uno strumento finanziario che sta subendo una serie di cambiamenti e di mutamenti del suo business, assolutamente notevoli e importanti, perché da produttrice di hardware e software sta cercando di spostarsi sui servizi. Si è visto anche nell'ultimo loro evento Apple, perché evidentemente hanno visto una maturità del mercato relativamente
relativamente agli hardware, quindi allo sviluppo di apparecchiature nuove da un punto di vista hardware, e stanno tentando di entrare nel business dei servizi. Sono ben lontani da fare questo e il mercato se ne è accorto. Guardate che gamba ribassista gli ha, ha fatto su Apple, e quindi insomma questo è uno strumento, ragazzi, se io vi dico dovete utilizzarlo meno per fare holding, assolutamente no. E stiamo sotto la media mobile a 200 periodi, c'è il cross ribassista, Apple non può essere utilizzato per essere inserito come uno strumento da holding. Andiamo a vedere Amazon, guardiamo solo gli indicatori che ci siamo prefissati, in questo caso sono la media 200 periodi e l'incrocio ribassista. Siamo sopra la media 200 periodi, vedete ragazzi, però questa fase ancora in questo momento su Amazon non può essere utilizzata per prendere posizioni al rialzo. Andiamo a vedere Ethereum, guardatelo qui. Stesso identico discorso, non c'è holding sul mercato di Ethereum perché come Bitcoin sta subendo una fase di ritracciamento, meglio però la vicinanza delle due medie, quindi su Ethereum sembra che la media 50 periodi stia andando più velocemente a toccare quella 200. Se lo farà potremmo utilizzare questa coin per le nostre posizioni hold. Andiamo a vedere invece il gold, ragazzi, il gold è utilizzabile per un holder in questa fase. Perché è utilizzabile? Perché qui, vedete, a gennaio abbiamo avuto il cross, il golden cross, ed siamo sopra la media mobile a 200 periodi. Quindi se dovessimo indicare un strumento finanziario per fare holding, mettiamo nel nostro paniere il gold. Poi vediamo come entrare in posizione, quando è giusto, quando non è giusto, lo vedremo nei prossimi episodi, però in questo caso stiamo solo facendo uno screening, quindi stiamo scegliendo il nostro portafoglio. Il gold entra, vedete, per il nostro per le nostre regole all'interno del portafoglio di holding. Vediamo anche l'euro contro il dollaro. No ragazzi, guardate qui, ribasso, quindi cross ribassista, e siamo assolutamente sotto la media mobile a 200 periodi. Di contro, ragazzi, se non comprate euro potete comprare dollari, perché in sostanza è quello che ci dice il mercato del forex, è simpatico perché noi lo possiamo vedere da due angolazioni differenti, è l'opposto, no? Ok, quindi se da una parte l'euro non può essere mantenuto in posizione long, però ne abbiamo uno che possiamo mantenere in posizione long, ragazzi, ed è il dollaro, vedete? Quindi dollaro rientra nella nostra posizione di holding, quindi come uno strumento tradabile, e così via potremmo sceglierne tante altre, ragazzi. Allora, nella puntata di oggi abbiamo visto una tecnica per capire quali strumenti utilizzare, ve l'ho fatta vedere anche graficamente e vi ho fatto vedere come utilizzare questo semplice indicatore delle medie mobili, del cross, del golden cross, delle medie a 50 periodi con quella 200, per scegliere gli strumenti su cui andare holding. E sugli altri, quelli che abbiamo visto, Bitcoin, Ethereum, Amazon, Apple, cosa dovete fare sugli altri? Semplicemente nulla. Restate flat in posizione, perché quando sarà il momento le indicazioni che potete prendere dalle medie in questo caso vi indicheranno che quel titolo può essere inserito nel vostro portafoglio da holder, e non vi dovete preoccupare se è già risalito. Ovviamente è già risalito, perché altrimenti le medie non girano, ragazzi, ma a noi non interessa, all'holder non interessa comprare sui minimi e non interessa vendere sui massimi, interessa avere in portafoglio dei titoli che hanno un trend rialzista, e per capire quali sono questi titoli dovete aspettare che il mercato faccia le sue mosse. Vi avevo promesso però un video di approfondimento relativamente al problema della diversificazione. Io ho tentato di farvelo capire già con questo esempio, utilizzando tanti strumenti che sono appartenenti a mercati diversi, le cripto, le valute, e mercati tecnologici come Amazon ed Apple, un mercato classico come loro. Ho fatto una serie di diversificazioni già di per sé naturali, ma la diversificazione è un concetto estremamente complesso che non può essere trattato in un corso su YouTube, perché la diversificazione ha degli aspetti anche differenti in base anche a quello che è l'andamento del mercato. Per esempio, vi dico solo una piccola chicca: se i mercati sono in fase ribassista, quasi sempre si correlano tra di loro. E allora come si fa a diversificare
un portafoglio se i mercati sono in fase di bassista. Per farlo bisogna utilizzare delle posizioni short, quindi lo short selling, facendo il cosiddetto hedging. Ok, vi ho dato questa chicca, vi ho fatto capire un po' di più al di sotto della superficie, ma sono argomenti estremamente complessi. Intanto quello che vi consiglio è fare tesoro di questi insegnamenti relativamente agli indicatori che vi ho indicato, i tre punti fondamentali per scegliere il vostro portafoglio. Fatelo a casa, fate i compitini a casa e scrivetemi nei commenti quello che è la scelta del vostro portafoglio. Quali strumenti state scegliendo per fare holding? Scrivetemelo nei commenti. Se fate una cosa del genere, siete a cavallo e state facendo già tantissimi passi avanti per diventare dei trader profittevoli anche facendo holding. Ci rivediamo nel prossimo episodio dove vedremo, una volta scelti gli strumenti, come poter operare, come entriamo in posizione per fare holding. Lo vedremo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao!